servizio. Allora, già intervenuto Gianni prima di Milano, per cui io, raccogliendo anche quello che diceva Walter, faccio uso questa mia anche un po' disgrazia di dover coordinare qui in Lombardia e quindi avere a che fare anche con la regione Lombardia, con tutto ciò che comporta. Invece, dal punto di vista del lato positivo della cosa, vi dico un attimo quali sono le altre iniziative che sono del 10 di ottobre in Lombardia, nel senso che sarà appunto l'iniziativa Milano in prefettura, ci sarà un'iniziativa Bergamo in prefettura, di cui penso parlerà poi Fabio, che peraltro coinvolge anche Sunil e Sicet, penso che sia l'unico punto in tutto il territorio nazionale, non è quello che so. Ci sarà l'iniziativa di Milano, sarà provinciale, quindi coinvolgerà anche i comuni della cintura milanese, Sesto in particolare. Ci saranno iniziative a Monza e ci saranno iniziative anche a Brescia, dove c'è un forte movimento di lotta contro gli sfratti fatti dalle compagnie di centro sociale, che hanno comunque una logica estremamente, tra virgolette, sindacale, in senso positivo del termine, cioè sono estremamente attenti al merito e alla difesa degli interessi delle persone tutelate, e con il quale si è già sviluppato nel corso degli anni un rapporto. Dal punto di vista invece delle cose negative, chiamiamole così, sono sempre tante, Gianni aveva accennato un po' tutto quello che sta succedendo sul discorso dell'edilizia pubblica in Lombardia. Allora, c'è stata questa estrema drammatizzazione della situazione dell'ADR di Milano in particolare, che è andata di pari pari con il fatto che la prima cosa che ha fatto la regione Lombardia appena insediata, dopo aver fornito, si è insediato Maroni, come sapete tutti quanti, hanno messo come assessore alla casa una signora amica della Sant'Anché, che prima faceva la giornalista di moda e che ha come titolo di essere passata come presidente di un ADR di Mantova, e che sostanzialmente non conta nulla rispetto alle scelte, e quindi la cosa viene gestita in prima persona dal presidente della giunta, ossia dal Maron. Allora, chi ha poi insediato appunto questi, che prima cosa che ha fatto è stata quella di commissariare le ALER e avviare un processo di riforma delle ALER, che inizialmente doveva prevedere una sola ALER in tutto il territorio lombardo, con tutto il discorso di riduzione dei costi del consiglio di amministrazione, economie di scala, eccetera eccetera, che però poi fondamentalmente dava da una parte questo accentramento in un'unica ALER, questo progetto di legge, dall'altra parte il fatto che poi a questa unica ALER, sotto il controllo della giunta regionale, neanche il consiglio regionale, sarebbero state successivamente stabilite le articolazioni territoriali. Allora, questo è quello che è uscito scritto. Questa cosa in qualche modo noi l'abbiamo identificata come in qualche modo una continuazione di una serie di politiche uscite nel corso di questi anni da parte della regione Lombardia, che in più occasioni ha tentato di dividere l'ALER patrimoniale, di fare due ALER, un'ALER cassaforte patrimoniale, magari da unire con qualche altra azienda lombarda, tipo Infrastrutture Lombarde, che è un soggetto estremamente forte in Lombardia, che gestisce tutto il discorso dei lavori pubblici ed è peraltro una delle cassaforti di Comune Liberazione, da una parte, e invece di fare una serie di società di gestione, magari anche società miste, che poi vanno a gestire quelli che sono gli aspetti concreti dell'edilizia pubblica. Allora, questo è stato una cosa. Di fronte a questa cosa ovviamente ha sollevato una serie di resistenze interne ed esterne, tant'è vero che in questo momento solo all'interno della maggioranza che governa la regione Lombardia abbiamo in questo momento quattro progetti di legge, no? Di cui uno della Lega peraltro, quindi pur essendo, per cui la situazione è sicuramente intricata, però fondamentalmente, quindi ancora molto in movimento, però sicuramente abbiamo assistito da una parte una drammatizzazione anche questo discorso del fatto che senza che siano stati forniti numeri effettivi, qua mi ricollego anche un po' di discorsi che c'era un po' Simone prima, sul fatto che poi con i numeri si gioca sempre molto spesso, a seconda di quello che è il risultato politico che si vuole ottenere, si è giocato sul discorso dell'indebitamento, che è un fatto sicuramente reale, per cui siamo passati dal fatto che abbiamo reale in sostanziale equilibrio di bilancio, anche la prima andata, che è quella di Milano, con più problemi, al fatto che invece effettivamente c'è una situazione di disposizione finanziaria molto forte. Questa cosa è vera, ed è vera perché poi fondamentalmente cosa è successo? È successo che la politica che aveva condotto la regione Lombardia sull'edilizia pubblica, che era qua di smontiamo nessun soldo,
facciamo in modo che con l'aumento del canone si finanzi tutta la gestione e con le vendite si finanzi la manutenzione, è sostanzialmente fallita. Perché? Perché i canoni sono stati aumentati anche fortemente e hanno determinato un aumento della morosità che ha raggiunto anche i livelli del 40% dell'area milanese e anche nello stesso comune di Milano, no? Da una parte. E il discorso delle vendite invece è fallito. È fallito perché? Perché già è stata poca la progressione degli inquilini all'acquisto inizialmente, ma poi la più della metà di quelli che avevano detto che avrebbero comprato casa, quando poi hanno dovuto andare a chiedere il mutuo alle banche, non gli è stato dato il mutuo. Per cui a questo punto effettivamente c'è una situazione di grossa mancanza di liquidità delle ADER e del fallimento che ormai tutti riconoscono, anche chi poi aveva proposto questa legge 27, che era quella che appunto aveva questi due presupposti di prima, che sta legge è fallita. Allora, di qui si sono aperti tutti questi movimenti, no? Un movimento è quello appunto di dire riforniamo le ALER, e quindi lo stesso Maroni cosa ha detto? Ha detto un'ALER, una volta che accentriamo tutto il patrimonio come titolarità a un soggetto unico, noi possiamo avere anche rapporti con investitori anche internazionali per arrivare poi a operazioni che potrebbero essere anche operazioni di capitalizzazione. Perché quello che temiamo è poi che ci sia un meccanismo di questo tipo da una parte, dall'altra parte invece di andare a far entrare i privati in quella che è la gestione spicciola, no? Dall'altra parte, l'altro meccanismo su cui altrettanto allarmante, su cui stanno mettendo mano, oltre al fatto che potrebbe esserci anche un discorso di ritocco dei canoni, ma è frenato ovviamente dal fatto che già alcuni non riescono a pagare adesso, per cui gli aumenti ulteriormente i canoni rischia di essere una cosa illusoria. Il meccanismo invece è lo stravolgimento delle finalità stesse di quella che si pubblica. Perché? Perché è passata una mozione ultimamente, ma è anche questa una cosa che poi neanche nelle audizioni di Federcasa in Consiglio regionale è stata più volte pompata, della serie non possiamo, l'edilizia pubblica non si può sostenere lasciando dentro solo i poveracci, no? Fra virgolette. Qual è a questo punto il meccanismo che si sottende? E per cui già la Regione Lombardia negli anni scorsi aveva detto, aveva fatto in modo che le nuove costruzioni anche di ERP si potesse dare a categorie speciali, quindi in qualche modo diversificare l'utenza escludendo parte del patrimonio dai meccanismi di assegnazione per bando o per deroga da una parte. E aveva anche avviato un tipo di, adesso senza andare troppo lunga, una serie di possibilità anche di entrare di investitori privati per sulle nuove costruzioni, no? Quindi con canoni più alti. Però questa cosa sostanzialmente è fallita anche per una scarsissima propensione da parte degli investitori a entrare lo stesso in questo tipo di meccanismi. Allora la cosa che stanno dicendo è questa: da una parte andiamo sostanzialmente a fare in modo che anche nel vecchio patrimonio si vadano a fare operazioni di tipo sociale, no? Quindi sostanzialmente andiamo a fare in modo che una parte delle assegnazioni, e questa sarà una cosa che si attirerà verso fine anno come discussione in Consiglio regionale, non vada più agli sfrattati, ai soggetti che tradizionalmente vanno in edilizia pubblica, ma vada ad altri centri. Perché questa cosa dovrebbe in qualche modo fare in modo che risistemi il bilancio delle aree, questo è almeno quello che viene sostenuto. Ossia, non possiamo aumentare più di tanto i canoni sociali, cosa facciamo? Facciamo in modo che una parte del patrimonio sempre più massiccia esca dal canone sociale e vada ad altri tipi di centri più ambienti. Questa cosa ha avuto come primo frutto avvelenato peraltro il fatto che c'è stata una mancata autorizzazione della Regione Lombardia all'aumento delle percentuali di assegnazione in deroga ai bandi, poi rientrata ma è stata riproposta per l'anno prossimo, che è poi il meccanismo principe con cui vengono gestiti gli sfratti. Cioè, noi abbiamo un meccanismo che tiene ancora a Milano, anche se con le enormi problemi che poi c'è tempo accenno velocissimamente, per cui quando il grosso delle assegnazioni per sfratto viene gestito non con il bando, ma con l'assegnazione al momento, un po' dopo lo sfratto, in deroga. A questo punto la Regione Lombardia, che da 20 anni dà la percentuale, permette l'aumento della percentuale di deroga fino al 50%,
questo punto ha detto che quest'anno non bisogna mandare oltre il 25%. È stato un grosso intervento, anche il Comune di Milano è intervenuto politicamente, anche per questo voleva dire che sostanzialmente chiunque veniva sfrattato da adesso alla fine di settembre, alla fine dell'anno, non sarebbe comunque rimasto in strada. Ovviamente la cosa è rientrata, però ci hanno detto, vabbè, questa è, per quest'anno è così, perché siamo a metà, ma l'anno prossimo rivediamo il meccanismo. Quindi ci sono tutta questa serie di movimenti. Questa serie di movimenti sono anche un po' quelli, perché poi le cose vengono sempre in mente per necessità, per cui ho tentato, cioè mi è venuta anche in mente di fare quella proposta che di cui parlava prima Walter, che è quella di quel famoso questionario che sullo stato dell'edilizia pubblica, cosa che sicuramente è importante in generale, ovviamente è estremamente importante in questo momento, perché sappiamo benissimo che quello che succede nelle grosse regioni sono meccanismi che poi possono essere prodotti a cascata anche in tutte le altre regioni italiane, che come sapete si comunicano parecchio anche quando hanno colori politici differenti, no? Pensiamo all'asse storico tra Lombardia e Toscana, insomma. Ecco, questo è un po' il discorso sull'edilizia pubblica. Sul discorso concludo con invece con il discorso sulla situazione casa a Milano, emergenza abitativa, eccetera, eccetera. Noi, a parte che adesso abbiamo una serie di calendari di iniziative che in parte da soli, in parte anche con gli altri sindacati qui, pensiamo di arrivare anche a una manifestazione cittadina grossa al 15 di novembre, no? Sul discorso dell'emergenza casa, sfratti, offerte, politiche comunali, eccetera, eccetera. Comunque abbiamo una situazione estremamente difficile anche nei rapporti con il Comune di Milano, che sta sottovalutando nel modo più totale l'emergenza abitativa. Abbiamo un peggioramento drastico delle condizioni di tutela degli sfrattati, poi fondamentalmente. Cioè abbiamo tre dati, ma uno è che una volta, per dire, con 6.000 abbiamo dei punteggi di bando sofisticati ad alti, noi, nel senso, una volta con 6.000 e qualcosa punti potevi avere, eri quasi sicuro di avere la casa popolare, 2 anni fa o 3 anni fa, adesso devi averne più di 7.000, cioè la soglia di bisogno che devi avere per avere una casa per bando cresce sempre di più, quindi sempre più gente rimane fuori. Abbiamo col meccanismo delle deroghe, con lo stesso Comune di Milano, che quel Comune dell'Interland è molto peggio, abbiamo un arretrato di pratiche che non abbiamo visto ormai vecchio lì, abbiamo oltre 100-150 domande che non sono state viste e con i sfratti eseguiti da parecchi mesi, abbiamo circa 200 famiglie che prima erano solo i nuclei grossi e adesso sono anche i nuclei piccoli che hanno avuto una condizione di sfratto eseguito, domanda accettata per emergenza, per deroga, le pratiche sono andate per l'offerta all'ufficio dell'area che provvede all'offerta dell'alloggio e queste famiglie non ricevono la casa anche da 3, 4, 5 mesi, che è una cosa che si è creata nell'ultimo anno, perché bene o male, prima quelli che avevano la domanda accettata nel giro di una settimana, un mese, due giorni, ricevevano la casa. Adesso bene o male ci sono le assegnazioni virtuali, si è creato questo tappo enorme di famiglie sfrattate che non riesce più a sapere. Da questo punto di vista noi stiamo cercando di far passare a questo punto, non solo più perché il meccanismo della graduazione, che sono anni che proponiamo, tra l'altro c'è una legge regionale che in modo molto confuso, ma quello che proprio ha bloccato tutto, cioè per una serie di mesi, per un tempo di almeno 6 mesi, un anno, fino a che non si risolve questa situazione, va bloccato tutto. Nel frattempo va fatto un progetto straordinario di recupero degli alloggi vuoti, che solo a Milano sono 5.000. Noi abbiamo 5.000 alloggi vuoti e tutta una serie di meccanismi, in primo luogo il dissesto dell'area e anche la mancanza di interesse da parte del Comune di questi alloggi vuoti. Da questo punto di vista, concludo veramente, ci stiamo ponendo anche il problema dello sfitto privato e dello sfitto pubblico, facendo anche una serie di azioni di lotta come non l'avevamo mai fatta negli anni precedenti. A Sesto San Giovanni la settimana scorsa c'è stata un'occupazione simbolica di alcune palazzine che sono state tenute per alcune ore, però che sono delle villette dell'area vuote da 15 anni. Okay. Questa cosa penso che sarà una nuova frontiera sulla quale andremo avanti in questi mesi, oltre alle mobilitazioni generali e oltre ai picchetti antistrada che continuiamo a fare.